Sono Matteo Ragni, sono un architetto e un appassionato di design e faccio il designer e ho 45 anni. Allora, io inizio a fare il design da giovane, da quando avevo 22 anni più o meno. Il mio primo prodotto è questo che vedete in rosso, che adesso prendo, perché tutto è nato un po' da questo progetto, che è un oggetto della mia prima fase, diciamo, lavorativa. Stavo studiando architettura, quindi ero uno studente, ma sentivo che la scuola non mi dava più di tanto e quindi mi sono andato a creare io qualche sogno. Il mio sogno era quello di fare il designer. Ai tempi non c'era una scuola di design a Milano che mi potesse permettere, c'erano quelle private, quindi ho deciso di fare da me e ho iniziato a progettare questo oggetto, che è un leggio. Un leggio pieghevole. Ai tempi non c'era l'iPad, quindi si studiava sui libri, e l'ho fatto in cantina con il segreto alternativo. Perché ero ossessionato dalla funzione che possono avere gli oggetti per risolvere la vita. In questo caso non si trattava di progettare un leggio per migliorare lo studio, ma per fare contenta mia madre. Ai tempi mi guardava a studiare, chino sui libri, e quindi entrava in camera mia distraendomi dai miei studi, dicendo che mi sarei dovuto comprare un leggio, perché altrimenti sarei diventato gobbo e non avrei trovato moglie. E in realtà è stato molto utile questo consiglio. Mi sono costruito un leggio, ho trovato anche una moglie, quindi grazie alle mamme, diciamo, si può diventare designer, si può fare la differenza. È un vecchio architetto che è molto esigente, molto anche scorbutico, ed è stato una sorta di nonno consigliere che, per quei pochi anni in cui facevo lo stagista, ai tempi si chiamava in un'altra maniera, non mi ha dato dei soldi, mi ha aperto la porta per capire che il nostro mestiere è un mestiere bellissimo e che dà tante soddisfazioni anche a 90 anni, se ci serve. Chi mi ispira sono tantissime cose, non è soltanto un maestro. I maestri possono essere i propri figli quando giocano, possono essere delle persone più anziane, possono essere dei colleghi. Per fare il design non ci vuole soltanto la passione, ma ci vuole un grande senso del dovere e vuole una grande convinzione in se stesso. La differenza, secondo me, oggi come oggi, la fa chi sa ascoltare. Perché siamo in un momento storico forse che ci obbliga a essere sempre saccenti, a dover sapere tutto di tutti e di dare giudizi. E spesso anche nel nostro mestiere la prima fase, quella più importante, più difficile, è quella di ascoltare le esigenze del cliente, di un possibile consumatore, e cercare di risolvere dei piccoli problemi quotidiani. Quindi credo che si debba ascoltare un po' di più ed agire un po' di meno.